Salve, creatura dell'inferno. Salve, sono il vostro Juventino Pazzo che vi parla. Oggi non ho nessun argomento di film di parlare. Racconteremo qualche storiella. Tanto voglio salutare tutti gli amici miei. Voglio salutare l'amica mia, la mia amica Rosa Diletta, che è da un bel po' che mi segue. Grazie a tutte, ciao Rosa, un abbraccio al pazzo dell'horror. Poi voglio salutare anche tutti i miei iscritti che veramente ogni sabato mi seguono in tanti e ringrazio a tutti veramente, siete veramente tantissimi e vi voglio bene a tutti, il pazzo dell'horror, vi voglio bene a tutti, ricordatelo, il pazzo dell'horror è sempre con voi. Dovevo raccontare la storia di It e altre storie, ma purtroppo non ho il tempo materiale. Come facciamo ogni sabato, oggi racconteremo alcune storielle horror molto carine. Ne racconteremo, li spiegheremo. Messina, come tutti sapete, non è solo una bella... Messina non è solo... Una bella zona di vite e cose. Messina è anche una bella storia di fantasmi, molto piena di avventure, molto piena di luoghi misteriosi, una città molto piena di luoghi abbandonati. E qua voglio raccontare un paio di storie, come la storia del Forte Gonzaga. Il Forte Gonzaga è una bella storia. Il Forte Gonzaga nacque per volontà di uno spagnolo e si regge nelle mura di Messina, sopra la montagna. Loro difendevano Messina dagli attacchi, difendevano le porte di Messina, questo grande forte. E poi giustamente è stato abbandonato, grazie al cielo, per la pace. In questo posto di Messina e forte sono morti tantissimi soldati, sia quelli che volevano invadere la città di Messina e sia quelli che volevano proteggere le mura delle città. E si diceva che il forte ogni volta si sentono sempre dei rumori, dei grandissimi rumori, dei rumori, dei grida, addirittura ogni tanto suona l'inno nazionale dell'Italia. È un forte di guerra, si sente addirittura a sparare e piangere, dei lamenti assurdi. Io vi posso raccontare una storia, un mio fatto che a me mi è caduto quando ero ragazzino. Io un giorno ero entrato in quel forte perché dicevano sempre che era abbandonato e che era pieno zeppo di fantasmi. Mi sono successi due aneddoti con due amici miei. Una volta, quando siamo scavalcati dentro questo forte, mentre camminavamo, ve lo posso pure giurare. Una volta mentre scavalcavamo, abbiamo scavalcato un concetto bello alto e mentre scavalcavamo questo grande cancello, camminando, è partito l'inno nazionale italiano. Ci siamo spaventati, roba di ragazzini di 14-15 anni, ci siamo messi tutti a tremare di paura. Però ci siamo fatti avanti, siamo cominciati ad andare avanti. All'improvviso questo rumore e questo inno si faceva sempre più forte e addirittura sentivamo pure dei grandissimi lamenti venire dai sobborghi, dalle cripte del forte. All'improvviso ci siamo messi a correre, eravamo un paio di metri lontano dal cancello e vi posso giurare che il cancello sembrava allontanarsi sempre di più, sempre, no, 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 più correvamo più il cancello si allontanava da noi. Sembravamo che eravamo sopra delle scale mobili che correndo correndo ritornavamo sempre indietro. L'amico mio all'improvviso si è fatto il segno della croce e ha fatto la preghiera e siamo sbattuti di fronte al cancello. E siamo scappati correndo. E tantissime cose si parla del Forte Gonzaga, come si sente si sente sempre, dicono quelli che stanno là vicino. Il baiare di un cane di un soldato spagnolo che era morto in guerra col cane e il cane gli hanno messo pure il nome, mi ricordo ora il nome, andate su Wikipedia, veramente si sente,
C'è questa storia di questo soldato che aveva un cane, che erano morti insieme. E la notte si sente abbaiare questo cane. Non dico cazzate, potete andare su Google e vedete la storia del Forte Gonzaga. Un'altra storia che vi voglio raccontare, che potete vedere anche se non credete a me su Wikipedia, e potete guardare anche su Voyager, Messina come mai c'erano le città in fiamme. C'era una zona di Messina che in pratica le case, tutto quello che c'era dentro le case, prendevano a fuoco. Tutte le case, tutti i mobili, vuol dire i mobili, i divani, i materassi, prendevano senza motivo in fiamme. E tutto in cortocircuito andavano. I primi mesi pensavano che erano delle scariche elettriche e infatti lei aveva sistemato tutto, ma però sistemando tutto lo stesso, questi incendi andavano sempre sempre peggiorare, addirittura non andavano più a fuoco le case dentro, andavano addirittura pure a fuoco le macchine. Si pensava che c'era qualcosa che non andava erano tipo delle scariche elettriche che venivano. C'erano delle specie di radiazioni, di tutto si è pensato, anche a soprannaturale. Addirittura si pensava che c'era una base di alieni sotto il mare, vicino al mare. Per questo tutte quelle. Poi addirittura c'è lì, in quel suo paesino, ora abbandonato, c'è una specie di grotta, diciamo di una grotta che si passa con le macchine. E lì le macchine si bloccano all'improvviso, il motore si fonde e se ne hanno le macchine a fuoco. E non solo le macchine vanno a fuoco, ma addirittura parte una specie di musica, una specie di canto nella radio. La radio in pratica si accende da solo e parte una specie di radio, di musica nella radio. E questa è una cosa molto, infatti hanno deciso, hanno deciso di abbandonare questo villaggio. Hanno deciso di abbandonare questo villaggio perché non si poteva più stare. Ora è un villaggio morto, desolato. Però da quando le persone hanno deciso di lasciare il villaggio non sono accadute più nulla. È arrivato Voyager che ha fatto tante cose, che ha detto che c'erano basi di alieni, alcuni hanno detto che erano fantasmi, alcuni hanno detto tante cose, alcuni hanno detto addirittura che stavano facendo degli esperimenti per testare alcune armi chimiche. Non si saprà mai questo luogo cosa era successo veramente. L'altra storia che vi voglio raccontare è la ferrovia. La ferrovia porta a Messina, proprio la stazione di Messina, e alla fine di Messina. Questa galleria c'era un treno che portava, come ho detto prima, Messina centro, la portava alla fine di Messina, allo svincolo di Messina Catania. Lì c'era una ferrovia. E lì sotto, sotto questo ponte, c'erano delle case costruite da Benito Mussolini. E si dicono che qui c'è stato la storia che ho raccontato io l'altra volta. C'è il fantasma del marinaio, anche il fantasma della ragazza bionda. Tante storie di fantasmi ci sono in questo pezzo di. Infatti, il treno, i controllori hanno deciso di abbandonare specificamente il treno e tutto. Infatti, la galleria e la ferrovia sono state abbandonate. Soprattutto la ferrovia è uno dei punti più spettrali di Messina. In quella ferrovia c'è di tutto, da fantasmi, presenze soprannaturali, di tutto veramente, perché sono morti migliaia di persone, centinaia e centinaia di soldati durante la seconda guerra mondiale, sono morti tanti soldati e si possono sentire ancora rumori di bombe, grida, l'ho sentito anche io, gridi, infatti il personale ha deciso di chiudere la ferrovia per sempre, perché nessuno voleva prendere più quel treno che portava al punto di Messina. Infatti hanno costruito poi una strada secondaria per non prendere più il treno. In pratica questo ponte è stato abbandonato, sia il ponte che la ferrovia. Ogni tanto la gente racconta che dal ponte si è una ragazza che si butta dal ponte. Infatti durante la seconda guerra mondiale una ragazza ha perso proprio il ragazzo dentro la ferrovia, con un'esplosione di una bomba, e la ragazza al forte dolore si è buttata dal ponte. E anche storie ci sono nella ferrovia, eh?
tantissime storie bellissime da raccontare, veramente molto molto belle da raccontare queste storie, veramente molto molto belle queste storie da raccontare. Ma cioè, poi c'è la storia del castello, il castello di Messina 2, anche lì un castello molto spettrale, lì c'era un re, diciamo, uno che stava bene, una specie di che aveva soldi e ha deciso di stare qui a Messina, poi è morto avvelenato e il suo fantasma da tutt'oggi si vede che si affaccia al balcone, dopo 100, mi sembra dal 1907 c'era quel castello, si vede questo specie di, si vede la sangue, una volta l'ho vista col telefonino, io e mio nipote, si vede una specie di sagoma, vestita bene, si vede che era vestita bene, stile epoca antica, si affaccia al balcone e rimane affacciata al balcone per 10 secondi, poi all'improvviso questa figura sparisce. Una volta mentre facevo io in questo castello facevo il video, ve lo posso giurare quanto io bene i miei nipoti, facevo il video. Questo castello in pratica si trova nel nulla, si trova in un pezzo chiamato Messina 2, solo la montagna. Sono una montagna desolata, non c'è più nulla, solo montagne. All'improvviso, mentre facevo questo video, questa sagoma l'ho presa. All'improvviso mi è arrivata nella schiena forte forte una pallina da baseball, ragazzi. Di sopra mi hanno tirato una pallina da baseball. Ragazzi, chi cazzo può portare mai una pallina da baseball sopra le montagne? Ditemi voi. Comunque ragazzi, se le storie vi sono piaciute, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e buon sabato a tutti, creature dell'inferno. Vi auguro a tutti buon sabato, ragazzi. E mettete un like a tutte le storie e ditemi la storia quale vi è piaciuta di più. Ciao, creature.